Ciao a tutti, sono Davide Allavena e vi presento Wikidata e LinkedData. Ok, cos'è Wikidata? Wikidata è un progetto della Wikimedia Foundation che si propone di passare da delle singole wiki di testo a un unico database con informazioni raccolte in modo strutturato. Quindi, come gli altri progetti wiki, è libero, è collaborativo, in più e su Wikidata è incentivato la collaborazione da parte di bot, quindi l'inserimento automatico di informazioni, è multilingua, quindi al contrario delle singole wiki o di commons, Wikidata è collettivo, c'è un'unica Wikidata per tutte le lingue, e le informazioni sono fontate, quindi c'è una fonte per ogni informazione, o quasi per ogni informazione, sono dati strutturati e l'idea di Wikidata, almeno in un primo momento, è quella di essere di supporto alle singole wiki, quindi i boxini laterali che vedete nelle wiki, in teoria, attendere dovrebbero essere tutti fatti con informazioni che vengono da Wikidata. Come è strutturata Wikidata? Diciamo che il centro di Wikidata sono le Q, le entità. Una Q è un concetto, diciamo. Un concetto può essere una persona, nel caso un famoso politico italiano, oppure può essere una qualunque altra cosa, una guerra, una battaglia, piuttosto che una lingua. E in questo caso, nel caso del politico, questa Q, per essere agnostici dal punto di vista della lingua, viene chiamata con identificativo univoco, quindi Q e poi un numero. Sono assegnate per ogni entità sono assegnate delle lingue, e questa è la parte più interessante, perché ci sono delle proprietà, ogni entità ha agganciate delle proprietà, e queste proprietà hanno degli oggetti. Quindi, in questo caso, il Onnastaller è un'istanza di umano. Umano a sua volta è un'entità e quindi ha dei riferimenti. Diciamo che in questo modo si può agganciare un'entità all'altra e creare dei dati strutturati. E, in particolare, cosa vuol dire due riferimenti? Vuol dire che per ogni proprietà ci sono dei cosiddetti qualificatori e i singoli qualificatori, diciamo, che vanno a dare più informazioni sull'entità. Nel caso specifico, Ilona Staller è stata una cantante tra il 1976 e il 1989. E invece nel caso di politico non c'è nessun riferimento. Invece è stata un'attrice di film, secondo la fonte della Wikipedia inglese. E diciamo che su Wikidata, che continua a divenire, non ci sono solo delle entità, c'è appena nato un nuovo tipo di entità. Per chi è interessato alla linguistica, questi sono i lessemi, è un nuovo tipo di entità, però sorvolo, però questo è uno spunto interessante. A cosa serve questo tipo di database così grosso, così generalista, che aggrega praticamente ogni ambito della cultura umana? Per ogni tipo di progetto, può essere inserito in ogni tipo di progetto. Si possono estrarre nomi di persone, elenchi di capre che sono vissute nel mondo. La parte interessante sono l'estrazione di tassonomie e classificazioni, perché i dati sono strutturati, quindi se avete bisogno di una tassonomia specifica, di un ambito specifico, è probabile che tramite una query a Wikidata possiate estrarla. È possibile fare delle query bizzarre come la distribuzione del colore degli occhi, perché posso chiedere quali sono i colori degli occhi di tutte quelle persone che sono descritte su Wikidata. Siccome Wikidata è nata da pochissimo, era possibile vedere per questa query che il colore degli occhi è passato da 50-50 azzurri scuri. In realtà nel tempo il colore degli occhi scuri è aumentato sempre di più, perché sono aumentati i dati e quindi il bias di persone del nord o comunque americane è diminuito, e il colore, la distribuzione è probabilmente più prossima a quella reale. E altre query interessanti sono, per esempio, un elenco di città con sindaco donna ordinate per abitanti. Di solito queste informazioni non sono contenute in un unico database, e invece qui è possibile fare queste query che attraversano più ambiti e più aspetti. Questa è query.wikidata.org, che è, diciamo, l'interfaccia di query di Wikidata, visuale, e vi aiuta molto nelle query. Sorvolerò su questa interfaccia, ma la cosa interessante è che mentre l'infrastruttura di Wikidata è basata su un database relazionale, e viene esposto anche un endpoint Sparkle. Cos'è un endpoint Sparkle? Sparkle è il linguaggio di query di LinkedData, che sono, diciamo, nel modo in cui si inserisce Wikidata attraverso questo endpoint. Allora, i LinkedData si basano su un formato di serializzazione particolare che è RDF. RDF è un formato di archiviazione dei dati che è atomico e si basa
Innanzitutto su degli URI, quindi ogni entità ha un identificativo univoco, tipicamente un indirizzo web, perché il dominio è assegnato su una persona e diciamo che all'interno del dominio uno gestisce i path, quindi è diciamo univoco. E attraverso questi URI si stabiliscono delle relazioni tra entità e tra entità e data e dati grezzi, quindi stringhe e numeri. La conoscenza è aggruppata in triple, quindi è come se fossero tutte frasi, soggetto, predicato, oggetto. Questo tipo di struttura frasi, quindi di relazioni direzionali, crea un grafo orientato. Qua possiamo vedere un grafo orientato, per esempio, l'entità Bob è interessato all'entità Mona Lisa, che ha un creatore che è l'entità Leonardo da Vinci. Però l'entità Bob ha anche associato a se stesso attraverso una proprietà un numero, una stringa che è in realtà tipo data ed è una data specifica. Ma cosa sono i linked data? I linked data sono un formato di esporre dei dati che si basano su RDF, ma non solo. In realtà presuppongono che gli URI che compongono l'RDF siano anche dei link, degli URL web. E se uno visita questi URL, trovi delle informazioni che riguardano l'entità a cui corrisponde quell'URL, e questo è chiamato di referenziazione. E in realtà si presuppone sul fatto che all'interno di ciascun database RDF, ci siano dei collegamenti che dicono quali sono le relazioni delle entità descritte in questo database con altri database. Per esempio, se è un database di proteine, è interessante che io colleghi questo database, per esempio, a database di geni che magari sequenziano, che generano quelle proteine. Questo è per fare in modo di avere dei database compatti, verticali, che però parlano tra di loro e che posso interrogare unitamente. Perché? Perché il sogno di Linked Data è che ognuno è un web decentralizzato in realtà, in cui ognuno ospita le sue informazioni e diciamo che i database sono collegati attraverso queste relazioni e quindi io posso saltare da un database all'altro. Diciamo in modo automatico sia attraverso query manuali che attraverso bot e quindi posso andare a cogliere le informazioni dove sono state inserite. Quindi io non devo ospitare tutta la conoscenza da me, ma posso prendere la conoscenza da chi la espone. Quindi all'opposto di SQL, questo tipo di infrastruttura è pensata per database esposti all'esterno, informazioni che la gente può chiedermi e non per database che rimangono chiusi dentro il backend e non si possono vedere. E come è fatto Sparkle? Beh, brevemente diciamo che Sparkle, al contrario di SQL, non si basa sul match di righe che hanno identificativi uguali, ma si basa sul match di pattern. Quindi in questo caso io voglio che l'entità X sia del tipo, abbia relazione città, quindi sia l'entità A che l'entità B hanno la relazione A con oggetto città, però l'entità X deve avere anche la relazione capital of. L'entità B ha relazione, non ha relazioni capital of e quindi sto matchando, diciamo, questo pattern. In più unisco queste righe e matcho questo pattern. Quindi diciamo che al contrario di come si pensa di solito SQL, non si pensa a righe che si compongono, ma si pensa a dei pattern che vengono matchati in questo grafo orientato. È un po' diverso, però ci sono notevoli somiglianze. In effetti quello che esce poi da questa query è una tabella a due colonne. E quindi si può riutilizzare. Riassumendo un pochino, diciamo come si configura Wikidata nel mondo dei linked data? Diciamo che vabbè, Wikidata è un knowledge base generalista, sicuramente raccoglie tutta la conoscenza umana ed è anche un ottimo punto nel quale se io voglio far sapere che un database esiste, mettere riferimento al mio database per le entità che sono contenute anche nel mio database. Quindi è di sicuro un posto che aiuta a trovare informazioni. Come ogni progetto wiki, ha una comunità enorme che collabora, quindi c'è una data curation non solo automatica ma anche manuale, quindi vengono fatte nel tempo validazioni formali che vengono poi risolte manualmente e validazioni manuali delle singole persone e tutto quello che sta su Wikidata è anche in pubblico dominio. Questo è anche un lato negativo perché per mettere una cosa su Wikidata deve essere già in pubblico dominio, quindi se voglio riversare un database su Wikidata che è di interesse enciclopedico, deve essere in pubblico dominio. Per esempio, la popolazione italiana non si può mettere su Wikidata perché Istat è rilasciata non in pubblico dominio. Questo è un esempio famoso di.
Qual è il cattivo di Wikidata? Il cattivo di Wikidata e in generale Linked Data è che è una tecnologia moderna e non utilizzata per scopi commerciali e quindi diciamo che il software non è maturo. Il query service di Wikidata spesso non termina molte query e col passare del tempo sempre meno query, ad esempio, arrivano in fondo, non vanno in timeout perché la quantità di dati è troppo grossa. E questo è un limite più tecnologico che di query malfatte, nel senso che i tipster sono un po' inefficienti e un po' acerbi come software. E il problema più grosso secondo me è che Wikidata rispecchia la tendenza naturale di accentrare le piattaforme e quindi come tutte le altre piattaforme tende un po' a mangiare il resto. La gente invece di popolare l'Open Linked Data Cloud, quindi di crearsi il suo database che espone secondo il formalismo, tende a riversare dati solo su Wikidata. E questo fa assumere Wikidata una posizione predominante, tipica di Facebook, tipica di ogni altra piattaforma centralizzante. Un po' come è successo con Wikipedia. Non è necessariamente un male perché è gestito dalla comunità, però secondo me non è una cosa critica da tenere in considerazione. Termino con due esempi su come usare Wikidata, perché Wikidata non è solo una fonte di informazioni grezze, quindi una lista di nomi per fare brute force da un dizionario, piuttosto che una lista di città, ma ci si può anche fare machine learning. Faccio due esempi. Un esempio è distance supervision. Data la grande quantità di informazioni strutturate, è possibile, tramite dei dizionari di sinonimi e dati di Wikidata, generare un corpus annotato, quindi una serie di un testo di cui so già cosa corrisponde a cosa, per poter addestrare dei classificatori che riconoscono delle entità nel testo. Si chiama distance supervision. E l'altro esempio che porto in realtà era DF2Vec, che è un modo di fare embedding invece che di parole, di farlo all'interno del grafo, quindi diciamo che dà delle metriche di similarità delle entità, non tanto per la vicinanza delle parole nel testo, come può essere Word2Vec, ma nel contesto, per la similarità di contesto delle parole, ma lo fa per similarità di contesto all'interno del grafo di Wikidata. Io ho finito. Se ci sono domande. Ero curioso di sapere se nel tuo lavoro usi Wikidata e in che modo. Sì, la mia azienda usa abbastanza Wikidata, facciamo progetti cultural heritage, quindi il nostro progetto è diciamo, un aggregatore di cataloghi di biblioteche, perché i linked data sono ottimi per fare anche data integration, e facendo il match tra gli autori che ci sono nel catalogo di biblioteche e Wikidata è possibile fare delle pagine web che all'interno della stessa pagina raccolgono informazioni da più fonti, quindi nella stessa pagina ci sono informazioni, per esempio, l'etichetta migliore del nome è presa da Wikidata, la descrizione migliore è presa da DBpedia, e è possibile mettere gli identificativi univoci, quindi i link alle altre biblioteche nazionali. Questo è il modo forse più carino con cui uso Wikidata al lavoro. Un'altra cosa che ho usato è una query forse sciocca, ma come faccio a sapere quali sono tutte le regioni che confinano con una certa regione? Posso farlo con QGIS, forse, se sono capace. O posso farla a mano, scelgo ogni regione e mi chiedo un database con le regioni confinanti, oppure faccio una query Sparkle a Wikidata che contiene questa informazione e in un minuto, se conosco Sparkle, ho questa informazione. Ciao, Ciao. ci sono degli esempi pratici su come è stato usato il dataset di Wikimedia per fare training di machine learning? Io ho letto dei paper, sicuramente, e pratici. Tu hai visto magari usare o com'è andata, come ha funzionato? Ho letto dei paper, ho letto tanti paper che lo usano, però non ho visto esempi nel dettaglio. Sì, è una cosa un po' accademica. È vero.